Davvero Gérard Croiset sapeva ritrovare le persone scomparse grazie ai suoi poteri di veggente? Ed erano autentici i poteri medianici della medium Marjorie? E che dire di Uri Geller, il sensitivo israeliano che piegava forchette e cucchiai con la forza della mente? Sono solo tre dei personaggi più misteriosi del secolo scorso, ma quante delle storie che si raccontano su di loro sono vere? È quello che cercheremo di capire oggi a Strane Storie, dove continueremo il nostro viaggio alla scoperta dei 10 personaggi più misteriosi e affascinanti di tutti i tempi. In questa nuova puntata di Strane Storie completeremo il nostro viaggio tra i 10 personaggi più misteriosi della storia. Su molti di essi ho scritto in modo molto approfondito nei miei libri e, anche se in questi pochi minuti non potremo andare troppo a fondo, vi rimando a essi per saperne di più e, se vorrete, potremo anche dedicare in futuro interi episodi a quelli che vi incuriosiranno di più. Io sono Massimo Politore e anche questo venerdì affrontiamo un argomento ai confini della realtà. Se è il tipo di cose che appassiona anche voi, vi invito a iscrivervi al mio canale. Nel precedente episodio abbiamo concluso con la medium Eusapia Palladino e anche questa volta partiamo con un'altra medium, Marjorie, o come la chiamavano i giornali, la strega di Beacon Hill. Mina Stinson, meglio nota negli anni 20 del secolo scorso con il nome di Marjorie, si può dire che abbia raccolto il testimone di Eusapia, portandolo a nuove vette. Marjorie, infatti, è considerata come la più celebre medium americana del XX secolo, ma apparteneva a una categoria sociale anni luce lontana da quella da cui proveniva Eusapia. Nata nel 1889, si sposò presto con un rinomato medico di Boston, il dottor Leroy Godard Crandon. Costui aveva una sconfinata passione per i fenomeni dello spiritismo e spesso organizzava sedute spiritiche in casa sua. Ben presto però ci si accorse che solo quando Mina era presente succedeva qualcosa di strano e così la donna scoprì di avere uno spirito guida, il fratello Walter, morto anni prima in un incidente. Il dottor Crandon incoraggiò la moglie ad accettare la sfida lanciata dal periodico Scientific American per qualunque medium potesse dimostrare poteri paranormali davanti a una commissione di esperti. Tra costoro c'era anche il mago Houdini, di cui abbiamo già parlato in un altro video, che dopo aver partecipato ad alcune sedute con Marjorie annunciò di avere scoperto tutti i suoi trucchi. Al buio si era accorto che la medium riusciva a liberarsi un piede dai controlli, proprio come faceva Eusapia, utilizzandolo poi per spostare oggetti e suonare una campanella posta vicino a lei. Si scatenò sui giornali una querelle molto accesa che andò avanti per anni, con Houdini da una parte che nei suoi spettacoli ripeteva e smascherava i fenomeni di Marjorie e dall'altra i sostenitori della medium, tra cui lo scrittore Arthur Conan Doyle, che invece la difendevano a spada tratta. Anche di Conan Doyle abbiamo parlato. Tuttavia sarebbero emerse in seguito diverse altre prove di frode, come certe impronte digitali che lo spirito di Walter sosteneva di avere lasciato come prova del suo passaggio. Si scoprì invece che appartenevano al dentista vivissimo dei Crandon. Dopo la morte del marito, Mina affogò di dispiacere nell'alcol e seguì il triste epilogo di Eusapia, spegnendosi sola e dimenticata nel 1941. Il parere degli esperti che hanno studiato il caso è che Mina si sia trovata costretta a interpretare un ruolo che non aveva cercato, quello della medium, al solo scopo di salvare il matrimonio con il difficilissimo dottor Crandon. Da alcune sue lettere si è scoperto addirittura che, anziché detestarlo, nutriva una discreta simpatia per il suo più deciso accusatore, Houdini, descrivendolo come un uomo che aveva avuto il coraggio di dire quello che pensava e che non si era fatto incantare dai suoi inganni, come invece era successo a certi professoroni di Harvard. Noto anche come il profeta dormiente, Edgar Cayce è forse il più famoso sensitivo e profeta americano. Nato nel 1877, cominciò a lavorare come fotografo, ma dopo qualche tempo si dedicò interamente alla diagnosi di malattie per via spiritica.
egli affermava di riuscire a cadere in trance, una condizione che in lui era spesso indistinguibile dal sonno, e di poter vedere in questo modo le malattie di una data persona. Quando si riprendeva, formulava una diagnosi e suggeriva una cura, quasi sempre legata all'uso di erbe, al riposo, al massaggio. Casey diagnosticava anche per posta, senza avere mai incontrato il malato. Per il suo lavoro non si faceva pagare, ma, come fanno molti altri sensitivi, accettava donazioni. Grazie a queste donazioni riuscì addirittura ad aprire una clinica privata e a creare l'Association for Research and Enlightenment, che fondata nel 1931 è tuttora funzionante e si dedica a studiare e a promuovere la figura di Casey. Nessuno condusse mai verifiche controllate circa le presunte abilità paranormali di Casey, per cui oggi è unicamente possibile valutare l'efficacia delle sue profezie. Quando era in trance, infatti, Casey sosteneva di avere visioni e di ricordare precedenti incarnazioni, tra cui quelle di un guerriero troiano, di un discepolo di Cristo, un sacerdote egiziano, un re persiano e un angelo che si trovava sulla terra prima di Adamo ed Eva. È curioso come chi ricorda vite precedenti non racconta mai di essere stato un postino del Bronx o uno stagliere di Abbiategrasso. No, sono sempre guerrieri, eroi, sovrani o creature straordinarie di qualche tipo. Ma ecco alcune delle profezie di Casey. Il crollo delle superpotenze americana, russa, giapponese e inglese nel 1932. Mai successo. La vittoria della Seconda Guerra Mondiale da parte di Hitler. Per fortuna nemmeno questa si è verificata. La scoperta nel 1958 di un sistema per fare volare le pietre. No, non ci siamo. La ricomparsa nel 1968 del continente perduto di Atlantide. Niente da fare. La conversione al cristianesimo della Cina entro il 1968. No. La scomparsa di Carolina e Georgia prima del 1976 e un disastro sismico prima del 1998 che avrebbe fatto sprofondare il Giappone e spostato i poli. No. Forse con le diagnosi era più fortunato, come del resto succede anche a certi guaritori di campagna che a furia di vedere persone malate iniziano a riconoscere i sintomi e a capire al volo le malattie di cui ciascuno soffre. Di sicuro c'è che come profeta ha dimostrato lo stesso identico talento di Nostradamus, vale a dire nessuno. Gerard Croiset è un sensitivo olandese nato nel 1909 che nel corso degli anni 60 del secolo scorso divenne famosissimo in tutto il mondo nei panni di detective paranormale. Si raccontava infatti che avesse la capacità di indovinare dove era finita una persona scomparsa o rapita e di scoprire, grazie alle sue percezioni, il colpevole di un determinato crimine. In Italia la RAI gli dedicò addirittura uno sceneggiato nel 1973 intitolato ESP, interpretato da Paolo Stoppa. Io, Gerard Croiset, olandese, sono un individuo uguale a tutti i miei simili, ma sono anche diverso. Gli uomini come me hanno molta difficoltà a convincere il prossimo che non c'è niente di più naturale della parapsicologia. Perciò sono costretto ad essere scettico nei confronti di tutti quelli che si presentano qui, raccontandomi di avere poteri paranormali. Ci sono molti bugiardi in giro e non è sempre facile smascherarli. Io non sono un bugiardo. Bene. A seguire e autenticare i suoi poteri fu un parapsicologo, Willem Teneff, che scrisse diversi libri sul suo protetto, grazie ai quali riuscì a ottenere un'inedita cattedra universitaria in parapsicologia all'Università di Utrecht in Olanda, solo una delle 4-5 mai aperte in tutto il mondo. Vista la sua fama, si pensò di rivolgersi a lui anche quando nel 1978 fu rapito Aldo Moro. Il suo intervento servì a qualcosa? Non si può forzare il destino, fu la risposta evasiva di Croiset alle autorità italiane che lo avevano interpellato. Non garantisco di riuscire a trovare Moro vivo o morto. Quindi procedette a fornire una lunga lista di informazioni e dettagli vaghi del tipo «vedo un edificio su cui transitano aerei» oppure «sento il nome di un paesino, Civitella Paganica», informazioni che si rivelarono del tutto inutili. Un giornalista olandese, Piet Hein Hoebens, condusse una lunga inchiesta sui casi affrontati da Croiset e scoprì che il professor Taneff aveva esagerato tutti i suoi resoconti. In alcuni casi aveva addirittura mentito, alterando i fatti per farli sembrare inspiegabili.
Episodi dove Croiset aveva fallito, insomma, diventavano dei successi. È il caso, per esempio, di Ermanno Lavorini, un tredicenne di Viareggio, scomparso nel 1969. Croiset disse di aver visto che il bambino era caduto in acqua mentre giocava. Ne era sicurissimo! Si scoprì poi che invece il ragazzo era stato ucciso in una lite tra coetanei e che il corpo era stato nascosto sotto la sabbia. Tuttavia, Tanaef descrisse anche questo caso come un successo clamoroso. Altre volte il parapsicologo aveva persino scoperto che Croiset si procurava informazioni sui casi da affrontare per vie tutt'altro che paranormali, ma non disse mai nulla. L'inchiesta di Eubens provocò un grosso scandalo nel mondo parapsicologico e ridimensionò totalmente il fenomeno Croiset. Altri veggenti detective, tuttavia, avrebbero preso il suo posto, sostenendo di avere risolto casi incredibili e addirittura di essere utilizzati dalle forze armate americane per condurre spionaggio paranormale. In un prossimo episodio vedremo come stanno realmente le cose. A Gustavo Adolfo Rolo abbiamo già dedicato un intero episodio di Strane Storie e quindi vi rimando a quello. Per questa breve scheda basterà ricordare che egli è stato spesso indicato dalla stampa italiana come il più potente e famoso sensitivo del XX secolo. Nonostante il suo nome sia del tutto sconosciuto al di fuori dell'Italia, nel nostro paese la sua fama persiste. Si dice che fosse capace di trasformare una carta da gioco in un'altra, di indovinare quali carte pensavano i suoi ospiti, di materializzare disegni in fogli ripiegati in quattro e di leggere frasi in libri chiusi. Roll, un torinese benestante che collezionava cimeli napoleonici e oggetti d'antiquariato, si esibiva gratuitamente, ma solo nel suo appartamento di Torino e solo per un pubblico selezionatissimo. Tra i suoi ammiratori c'erano personalità importanti del Novecento come Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Dino Buzzati. Tuttavia Roll non accettò mai di dimostrare le sue facoltà davanti a esperti o in condizioni controllate, né accettò mai di essere ripreso da una telecamera. Inoltre, al termine di ogni esperimento, distruggeva sempre tutto. Per questi e per altri motivi, gli esperti di illusionismo ritengono che Roll fosse al più un abile prestigiatore. Lo stesso Silvan, che nonostante le ripetute richieste di incontrarlo fu sempre respinto, riprodusse in televisione tutto il repertorio di Roll, come una firma che tracciata in aria compariva su una carta scelta a caso in un mazzo sigillato, o come una celebre lettura di un libro chiuso. Poiché non è più possibile oggi valutare le sue esibizioni dal vivo, lo studioso Mariano Tomatis ha messo a confronto le decine di resoconti sopravvissuti da chi lo ha visto e le ha raccolte nel libro Roll, realtà o leggenda. Il risultato è stato che, mettendo a confronto queste testimonianze, innanzitutto si capisce quanto poco attendibili siano i resoconti di ognuno, visto che i ricordi per gli stessi episodi sono diversi e c'è chi fa a gara a raccontare le cose più improbabili. Inoltre, emergono chiaramente alcune tecniche e astuzie psicologiche tipiche dei prestigiatori e in particolare dei mentalisti. Al di là dei fenomeni, tuttavia, tanti suoi ammiratori quanti suoi detrattori gli riconoscono una personalità carismatica fuori dal comune e, ancora oggi, per alcuni resta un vero e proprio maestro spirituale. Nel corso degli anni 70 del secolo scorso, l'israeliano Uri Geller, nato nel 1946 a Tel Aviv, è sembrato rappresentare la prova vivente dell'esistenza delle facoltà paranormali. Dopo alcuni test condotti allo Stanford Research Institute in California, infatti, esplose nel 1973 una vera e propria Gellermania, che attraversò tutto il pianeta, generata dal fatto che quest'uomo sembrava in grado di piegare forchette, chiavi e altri materiali con la sola forza del pensiero, indovinare disegni chiusi in buste sigillate, deviare l'ago di una bussola e aggiustare orologi rotti solo concentrandosi. La sua pretesa, secondo cui i suoi poteri gli derivavano da un'astronave aliena orbitante intorno alla Terra ma invisibile, denominata Spectra, non sembrava danneggiarlo più di tanto. Questo perché, al di là dell'origine dei suoi presunti poteri, Geller sembrava davvero capace di fare ciò che affermava e si sottoponeva a diversi esperimenti per alcuni scienziati appassionati di parapsicologia. James Randi però studiò attentamente le esibizioni televisive dal vivo di Geller e individuò quelli che riteneva essere ingegnosi trucchi da prestigiatore. Nel 1975 scrisse un libro, The Magic of Uri Geller, e iniziò lui stesso a riprodurre pubblicamente le stesse dimostrazioni che Geller aveva reso famose. Randi poi
sfidò più volte il sensitivo a dimostrare le sue capacità in condizioni che avrebbero impedito tali trucchi, ma Geller rifiutò sempre e la sua fama iniziò a declinare. In tempi recenti Uri Geller ha tentato un ritorno sulle scene, prima portando in tribunale Randy e gli altri suoi detrattori. Non riuscendo però a ribaltare il giudizio critico ormai accumulato su di sé, decise di rivolgersi sempre di più a un pubblico di prestigiatori e mentalisti. Look, Farid, I'll try to calm down. Farid, ich versuche jetzt mich zu beruhigen. Wirklich. You know, your risky performance. Weißt du, diese riskante... Oggi, tornato a vivere in Israele, è l'animatore di un talent televisivo dove si va alla caccia dei nuovi Uri Geller, ma i partecipanti sono ovviamente sempre solo prestigiatori e mentalisti. Potremmo davvero continuare ancora a lungo a parlare di personaggi misteriosi, ma con questa carrellata in due episodi abbiamo voluto dare un'idea della varietà di fenomeni e poteri vantati da alcuni tra i più celebri tra di essi. Torneremo senz'altro ad approfondire alcuni di questi casi nei prossimi episodi, dunque vi invito a iscrivervi al mio canale e a selezionare la campanellina per non perderli. Vi segnalo poi che su molti di questi personaggi ho scritto nei miei libri e in particolare nell'Illusione del Paranormale, un libro che ormai è esaurito da tempo, ma che presto tornerà in una nuova edizione aggiornata. Se volete sapere quando questo e altri miei libri esauriti torneranno e se volete partecipare ai miei progetti, vi invito a iscrivervi all'Esploratore dell'Insolito, la mia newsletter settimanale con cui condivido anteprime e anticipazioni sul mio lavoro. Se poi volete seguire più da vicino il mio lavoro, potete farlo anche attraverso le stories che pubblico su Instagram e attraverso il gruppo Facebook, dove si trovano le persone che seguono i nostri stessi interessi. Vi ricordo anche che sul mio canale YouTube è attiva una community dove segnalo eventuali dirette e altre iniziative. Qui invece ci rivediamo venerdì prossimo alle 13:30 con un nuovo misterioso episodio di Strane Storie. Curiosiscono i personaggi del mistero, ne troverete diversi raccontati e indagati sul mio canale. Potete inoltre approfondire anche con i libri, gli articoli e i video che trovate segnalati qui sotto, dove ci sono i commenti sotto la descrizione. Ditemi che cosa ne pensate, lasciatemi un vostro commento e segnalatemi altre strane storie, altri personaggi che vi piacerebbe affrontassi. Cercherò di accontentarvi. A presto! Poteri paranormali, eh? Nessuno ha i poteri che ho io. Ma dai, lei ha dei poteri paranormali? Ah no? Ma lo so che se volessi potrei far piovere a dirotto. Vediamo. Ok. 8. Cosa le avevo detto? Potevo far piovere a dirotto. 8.